Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi in questo video andremo a vedere la differenza tra un tagliatubi e un altro tagliatubi. Possono sembrare cose stupide, ma tante volte se si ha la conoscenza si può anche scegliere l'acquisto di un attrezzo. Andiamo a parlare della differenza tra questo tagliatubi e questo tagliatubi. Questo qui è un tagliatubi di una marca molto importante che non sto qui a descrivere e a dire. Questo invece è una marca un po' più, tra virgolette, pacco, ma ha una grandissima differenza. Questo tagliatubi tante volte ci può mettere in difficoltà. Quindi ragazzi, la differenza tra questi tagliatubi è questa. Questo qua è della Rigid, marca famosissima, cioè tutti conoscono la Rigid. Se sei un installatore o un manutentore sicuramente la conosci. Questo qua invece è della Fumari, non so. Qual è la differenza importante tra questi due tagliatubi? È fondamentale. Guardate questo rullo. Questo qui ha un rullo tutt'uno, unico. E guardate, è unico. Mentre questo ha un taglio. Questo taglio ci può salvare. Perché ci può salvare? Perché è importante questo rullo tagliato? Perché quando sbagliamo una cartella, perché può succedere che possiamo sbagliare una cartella, dobbiamo tagliare il tubo. Con questo non possiamo tagliare, diciamo, il minimo indispensabile, ma siamo costretti ad andare a tagliare, guardate, almeno 2 centimetri. E in una situazione di, diciamo, tipo predisposizione del condizionatore, oppure quando il tubo ormai è già corto, se noi andiamo a tagliare così, che succede? Guardate, ci siamo, uno è storto, quindi il taglio non verrà mai dritto. Seconda cosa, quindi dobbiamo per forza andare a tagliare tutto questo spazio. Quindi se noi andiamo a prendere il calibro e misuriamo, guardate, abbiamo qui, se io vado a mettere il calibro, guardate, abbiamo quasi 1,5 centimetri, 1,3 centimetri di, diciamo, di taglio. Quindi il nostro tubo si è accorciato di 1,3 centimetri, che in una situazione di tipo predisposizione, una predisposizione di un condizionatore, il tubo non è che possiamo tirarlo quanto vogliamo, oppure se ormai già è corto il tubo non possiamo fare altro, quindi siamo veramente in una situazione di difficoltà, dobbiamo stare a tirare il tubo dal condizionatore, bisogna spostare il condizionatore, quindi diciamo diventa una cosa un po' fastidiosa. Mentre con questo altro tagliatubi, con questo tagliatubi qua, che sembra stupido ma invece non lo è, di una marca un po' meno professionale, cioè no, non professionale, di una marca meno conosciuta, guardate, se io vado con questo, con questa asola qua, la inserisco dove c'è la cartella, guardate qua, siamo, adesso andiamo a misurare, andiamo a tagliare, no, 0,3, 3 mm, quindi solo 3 mm, quindi ecco perché è importante avere sia questo tagliatubi che ci può servire per i tagli normali, ma soprattutto quando dovete acquistare un tagliatubi, quando dovete prendere un tagliatubi, ricordatevi di prendere un tagliatubi che abbia questo tipo di asola. Adesso facciamo proprio insieme la prova, guardate. Andiamo a tagliare questo. E adesso li mettiamo in confronto tutti e due. Così. Proprio ci rendiamo conto, perché noi dobbiamo capire l'attrezzatura migliore da utilizzare quando si fa un lavoro, che ci può veramente agevolare, non ci fa farci tirare, qualcuno potrebbe dire, però non lo dico io. Guardate questo qua, adesso andiamo a misurare insieme e facciamo la prova. Guardate, 1,13 mm, e in una situazione di predisposizione del condizionatore, in una situazione che il tubo è molto corto già,
13 mm possono veramente cambiarci la giornata, ci possono far arrabbiare. Mentre guardate quest'altro tagliatubi, noi andiamo a inserire questa feritoia qua e già siamo meno, guardate. Ovviamente bisogna anche saperlo usare. Guardate, tagliamo, ormai ha preso dritto, perché all'inizio bisogna essere bravi a farlo prendere dritto, e andiamo a tagliarlo. Guardate qua, andiamo a misurare questo e siamo a 4 mm e mezzo, mezzo centimetro. Quindi abbiamo un centimetro di differenza tra uno e l'altro. Se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di iscriverti al nostro canale, di cliccare sulla campanellina e di iscriverti alla Sanificare Academy, la prima scuola italiana per gli specialisti della sanificazione e assistenza sui condizionatori. Ciao!